grande traguardo, agognato, conquistato finalmente con pieno merito dopo una serie di stagioni di altissimo livello. Avevamo secondo anno che siamo riusciti a fare più o meno a superare il C, però... e lui effettivamente si aveva diventato una squadra con anni di transizione, non ci aspettava di fare il salto, però i ragazzi dei playoff sono comportati benissimo e quindi siamo riusciti insomma a vincere, e quest'anno per il momento ancora siamo stati, però è duro, è un campionato duro perché si è toccato il romagnolo, il partigiano, il Abruzzese e il Gironè, è molto duro, è abbastanza difficile. Io approfitto per l'occasione perché il merito di tutto fa parte dei giocatori, dei tecnici, dello staff medico, del pubblico che ci segue numeroso, e ringraziamo anche l'amministrazione comunale che ci ospita nella sala Chemo di San Giustino, dove appunto gioca il San Giustino Buoni. Grazie. Anche per voi l'unica battuta su questo finale di stagione, in questo momento 5 punti di vantaggio sulla zona rischio, un margine importante, anche per voi tante in regola per un rush finale che vuol mantenere sempre in Serie B2. Noi purtroppo siamo partiti male per vari problemi tecnici, ultimamente invece stiamo andando molto bene, si sta vincendo con la finisce con i forti, nei pensi che il vinto 7, cose che possono succedere soltanto sulla pallavolo, si vinceva 14-7, abbiamo perso 18-16, quindi sono cose che possono succedere, però sono 7-8 partite che io continuamente diciamo, e quindi insomma ci speriamo molto. Questo era l'ultimo premio di questa serata, noi ringraziamo